La pasta italiana sotto assedio, importazioni canadesi e rischi per la salute. In Italia, la terra della pasta, stiamo assistendo a una tendenza per nulla rassicurante, un aumento significativo delle importazioni di grano duro dal Canada. Dopo un periodo di diminuzione, ora le importazioni dal Canada sono tornate ai livelli massimi. La preoccupazione principale? L'uso del glifosato come erbicida. Le importazioni da oltreoceano sono in aumento. Questo grano finisce principalmente nella pasta destinata all'esportazione, con l'Italia che rappresenta il 68% della produzione totale dell'Unione Europea. Da dove viene il grano? Ecco una lista in ordine alfabetico sulla provenienza del grano per i brand di pasta italiani. Qui c'è una lista dettagliata dei brand di pasta più venduti in Italia, con le loro dichiarazioni in etichetta sulla provenienza del grano. La lista continua e puoi trovare la dicitura Italia oppure UE e non UE per il grano proveniente da fuori Italia. Scegliere una pasta che utilizza grano italiano significa avere la certezza che i livelli di glifosato e altri pesticidi siano in linea con i limiti imposti dalla nostra legislazione. Questa mappa riprende le dichiarazioni dei produttori in etichetta. Le nostre analisi hanno confermato i risultati. Ricordati di visitare il nostro sito e di seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornato sulle importanti tematiche riguardanti il benessere e i diritti dei consumatori.